io mi auguro che si raggiunga un accordo, che ci sia il cessato il fuoco, che porti una fase di tregua, che permetta di liberare gli ostaggi e permetta di portare aiuti alla popolazione palestinese, anche attraverso l'operazione italiana Food for Gaza. Abbiamo l'altro giorno al Consiglio dei Ministri decretato lo stato di emergenza a Gaza, questo permette alla nostra protezione civile di poter partecipare alle operazioni del progetto Food for Gaza. Sono stati investiti subito 5 milioni a sostegno della protezione civile per intervenire. Mi auguro che tutte le parti si trovino d'accordo, e noi siamo contrari all'attacco a Rafah, come contrari agli Stati Uniti, come contrario al G7, speriamo di essere ascoltati. Tutte le nostre iniziative. È credibile Hamas su questa apertura all'accordo, secondo lei? Io non so se sia credibile o no, ma stanno lavorando in Egitto. Io mi credo molto nel lavoro del ministro degli esteri egiziano, che ho incontrato a Riyadh esattamente una settimana fa, e sono convinto che i paesi che stanno lavorando per la mediazione faranno tutto il possibile perché gli accordi siano rispettati, perché se poi un accordo non viene rispettato si capisce nel giro di un'ora, e quindi si rischia di pregiudicare da una parte la liberazione degli ostaggi, dall'altra la sicurezza della popolazione palestinese. Ho visto l'atteggiamento su Regeni, è ancora credibile il governo egiziano per voi? È una parte credibile? Il governo egiziano intanto, ricordiamolo sempre perché non lo ricordate mai, che ha autorizzato il rientro in Italia di Patrick Zaki. Questo è stato un successo del governo italiano, bisogna ricordarlo. Poi su Regeni continuiamo a chiedere la verità, faremo di tutto, stiamo anche agevolando attraverso la nostra ambasciata, il nostro consolato, la consegna delle richieste della magistratura romana a coloro che dovrebbero venire in Italia, quindi da parte nostra c'è il massimo impegno. No, mi chiedo se vi fidate solo questo. Ma poi stiamo parlando di due cose diverse. Sono due cose ben diverse. Un fatto che è accaduto molti anni fa, è un fatto che sta accadendo su una mediazione tra Israele e la Palestina, e che sta e Hamas, che sta avvenendo adesso. Io mi fido di tutti gli intermediari perché hanno comunque un interesse a risolvere il problema palestinese, quindi